La missione della Chiesa, la nostra missione, il senso della nostra vita, dell'essere stati chiamati nella Chiesa e di essere ogni giorno formati, sostenuti, gestati nella fede, difesi nella nostra chiamata, il senso più profondo di tutto ciò che accade nella nostra vita è perché si senta parlare del Signore e le persone desiderino vederlo, arrivino al desiderio di vederlo. È molto profondo, è anche una grandissima consolazione, una grandissima luce sulla nostra vita. Tutto ciò che accade, dice San Paolo, concorre al bene. E questo bene, per San Paolo, è sempre la salvezza. Non è evidentemente un bene materiale, non è evidentemente il bene dello stare bene, del trovare una pace borghese, una pace umana, no? Tutto ciò che ci accade concorre alla nostra salvezza, ma non soltanto alla nostra salvezza, ma alla salvezza delle persone che sono legate a noi. E in questo Vangelo appare evidente come queste persone che sono legate a noi non si limitano alla cerchia delle persone che conosciamo o con le quali veniamo a contatto. Tu immagina quello che ti accadrà oggi. Avrà una risonanza, una ricaduta anche nella vita di persone che tu non conosci o che forse conosci, ma con le quali non hai una diretta relazione. E questo è esattamente ciò che è accaduto a Erode. Poi, evidentemente, l'esito può anche essere, e sarà, in qualche forma, l'esito che ha portato prima Giovanni Battista e poi Gesù a morire, a dare la vita, perché ciò che fa parlare di Gesù, ciò che ancora oggi è segno di contraddizione nella società, nella storia, è la sua croce, è il suo amore incondizionato, il suo amore infinito, il suo amore che è stolto e folle per le persone che hanno un ideale religioso e per le persone anche che vivono una religione pagana, quello che oggi stiamo vivendo, ciò che questa società ritiene folle e stolto, amare sino alla fine, amare il nemico, dare la vita per chi ti fa del male, prendere il peccato dell'altro, porgere l'altra guancia, accettare le ingiustizie, perdonando, amando, perdonando, amando. Questa parola del Signore che si è fatta carne in lui ha suscitato nei cuori il desiderio di vederlo. Per quale motivo? Non lo sappiamo. Forse per il desiderio di vedere un pazzo? Forse. Forse per il desiderio di vedere una persona stravagante? Forse. Forse per il desiderio di vedere se esiste davvero l'amore, se esiste davvero la salvezza. Ecco, i martiri hanno suscitato e continuano a suscitare ancora oggi questo desiderio di vedere il Signore. Le ragioni possono essere molteplici, ma poi l'importante è il risultato finale, e cioè che le persone in qualche modo possano desiderare di vedere Cristo. E poi sarà Lui a compiere la sua opera, che inizia attraverso di noi e in noi. Per questo, se oggi avrai dei problemi, se oggi incontreremo delle situazioni difficili, se oggi le relazioni si faranno complicate, se oggi dovremo soffrire qualche frustrazione, qualche fallimento, qualche difficoltà, tutto questo concorre al bene nostro e di chi ci è accanto, perché tutto questo genera buona notizia. Genera per noi una buona notizia, per tutti la notizia, per
perché se entri nella storia con Cristo, cioè se entri senza mormorare, entri offrendoti in ogni evento, soprattutto in quelli più difficili, in quelli in cui ti viene richiesta la vita, allora susciterai una domanda, susciterai un interrogativo e le persone cominceranno a desiderare il bene, desiderare la salvezza, forse inconsapevolmente. Per questo entriamo oggi con Cristo, restiamo uniti a Lui, profondamente uniti a Lui, lasciamoci attirare sulla croce che oggi ha preparato per noi e poi vedremo. E poi nel cielo, quando entreremo nel cielo e apriremo gli occhi con una prospettiva diversa sulla storia, sulle persone, sugli eventi, potremo riconoscere che in quelle cose, in quelle situazioni che ogni giorno siamo stati chiamati a vivere, il Signore ha operato misteriosamente il bene di tante, tante, tante persone, come attraverso di noi in tante persone si sia mosso qualcosa nel cuore e anche forse tra mormorazioni, scandali, incapacità di capire, di comprendere, persecuzioni, le persone hanno cominciato a desiderare vedere Dio, di vedere il suo amore. In fondo quando si uccide un martire accade questo, le persone non lo sanno, le persone che uccidono i martiri, che li perseguitano, che li calunniano, che calunniano la Chiesa, che calunniano te, non sanno che stanno facendo questo a Cristo e che Cristo proprio in quel momento si rivela a loro, si rivela come l'amore infinito, come la parola definitiva di salvezza sulla vita di ogni persona, ogni martire crocifisso. È un'immagine vera, autentica di Gesù Cristo, quindi del Padre, quindi dell'amore, della verità e del cielo che attende tutte le persone.